Resti dell'Andi, a che punto siamo con i lavori, a decina di giorni dall'inizio del campionato? Onestamente stiamo lavorando molto molto bene, abbiamo fatto 2 settimane super in ritiro con la squadra, ora siamo ritornati qui a Roma, la squadra sta spingendo, stiamo dando ottimi risultati sul campo, ci stiamo trovando, stiamo cercando di lavorare un po' più meglio sulle spaziature e su come ci muoviamo col gioco senza palla e stiamo cercando di inserire al meglio i due americani. A proposito, parlacene. Io sto abbastanza insieme, anche fuori dal campo, sono due ragazzi super, sono molto simpatici, scherzano sempre. Thomas è impressionante la velocità dell'uno contro uno nell'esplosività. Lì c'ha una posizione sotto canestro, dei movimenti, sta dritto ma riesce a fare le cose allucinanti, quindi poi ci troviamo molto bene, sembrerebbe l'alto basso, quindi ci stiamo lavorando giorno dopo giorno. Sono positivi, sono concentrati pure loro sull'obiettivo che dobbiamo cercare di fare meglio, sicuramente meglio dell'anno scorso. Questo è l'obiettivo che ci siamo messi tutti quanti in testa. Virtus Roma l'anno scorso ha proposto un basket quasi fuori moda, no? In un'epoca in cui la pallacanestro si snoda prevalentemente su un discorso di difesa. Sarà così anche quest'anno oppure correggerete? Secondo me comunque l'allenatore, il coach ci cerca di spingere al massimo anche in difesa, però comunque la sua pallacanestro è quella di correre, quindi tirare velocemente quando c'è occasione, altrimenti rallentare e muovere sempre la palla al massimo della velocità, e poi in difesa ci lo aiutiamo sempre come abbiamo sempre fatto. Cambio completamente argomento, la maglia azzurra l'hai vestita a livello giovanile, hai seguito, ti immagino, la nazionale, che impressione ti hanno fatto gli europei, l'Italia e questa Slovenia favolosa? L'Italia, mi dispiace purtroppo com'è andata, che sono usciti così, però effettivamente la Serbia è stata di un'altra categoria, ha giocato nettamente meglio. La Slovenia mi ha impressionato i ragazzi giovani come Doncic, Nikolic, Playmaker, che ci ho giocato con molte volte, si vede tanto che lavorano e che hanno la possibilità soprattutto di giocare tanto, complimenti a loro. Randolph onestamente non lo so, perché comunque anche noi abbiamo inserito altri giocatori col passaporto, quindi il regolamento lo permette, quindi è giusto che lo fanno.